Ciao a tutti, sono Simona, vi presenterò ora le iniziative del mese di marzo all'Informa Giovani. G-Lab, Laboratorio di Cittadinanza Urbana, è il nome del progetto pilota che verrà presentato al pubblico martedì 12 marzo alle ore 18.30 nella sede dell'Informa Giovani di Via Dogana 2. Nato dalla collaborazione tra Assessorato delle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano con l'Associazione Rete G2 Seconde Generazioni, il Laboratorio di Cittadinanza Urbana G-Lab si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza, del lavoro e dello studio, attraverso un nuovo desk composto da giovani di origini italiane e straniere. Saranno inoltre organizzati incontri mensili culturali come seminari e dibattiti, ma anche proiezioni di film, DJ set, mostre artistiche e installazioni. Seguirà un aperitivo con DJ set. Lavorare nei soggiorni studio in Italia e all'estero. Il Centro Europeo Formazione e Orientamento, CEFO, seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 500 giovani da destinare nei centri vacanza in Italia e all'estero per la stagione estiva 2013 come accompagnatori e animatori. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia, 23 anni per i soggiorni studio all'estero, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giugno alla fine del mese di luglio 2013. Lavoro stagionale. Troverai in consultazione all'Informa Giovani un nuovo raccoglitore. Lavoro temporaneo e stagionale, lavorare nel turismo volume 1. All'interno tutte le informazioni e gli indirizzi utili per lavorare nel settore turistico, ristorativo, alberghiero. Nei villaggi turistici, come animatore turistico, elenco delle agenzie di animazione tour operator, lavorare nelle colonie, centri vacanze e centri estivi, ostelli e campeggi, parchi di divertimento, parchi acquatici e parchi naturali e lavorare nelle navi da crociera. Vi segnaliamo inoltre figure di integrazione. Il progetto promuove e sostiene l'integrazione positiva dei bambini e dei ragazzi stranieri a scuola e nel tempo extrascolastico e coinvolge genitori immigrati nel progetto educativo dei loro figli. Nell'ambito del progetto e in collaborazione con l'Università Milanesi, il Centro Come cerca giovani universitari, italiani e stranieri, da inserire nell'attività per impegno volontaristico di 50 ore complessive e compresi alcuni momenti di formazione a partire dalla metà di marzo fino a giugno 2013. Triennale, ingresso gratuito agli studenti. ENI e Triennale di Milano regalano un anno di mostra agli studenti di università, accademie e scuole post-diploma senza limiti di accessi, per tutto l'anno 2013, a tutte le mostre di produzione triennale e al Triennale Design Museum. Per il mese di marzo è tutto, vi ringrazio, ciao!